Salve ragazzi, qui è Robo e bentornati in questo nuovo video di Jurassic Park Operation Genesis. Sono 2 settimane che non ho fatto video, lo so ragazzi, ma perché ultimamente sono un po' occupato, diciamo così, ma credo di riuscire a liberarmi un po' da tutti questi impegni dopo il 21 di questo mese. Comunque, allora, devo vedere un po' Stai pensando? come avevo lasciato il gioco perché, detto sinceramente, non me lo ricordo. Sempre bello fermarsi. Allora, che siti avevamo sbloccato? Ah, ecco sì, Morbison A, Judith River A, Torrente Infernale A e quello del Tirannosauro. Cosa Ok. dobbiamo fare? Che DNA abbiamo? Allora, ok, sto estraendo quello dell'Albertosauro, l'Anchilosauro. Ok, quindi siamo in Judith River A, gli scavi sono lì. Ok, però abbiamo il Ceratosauro pronto, il Driosauro, il Pachycephalosauro ancora no, e lo Stegosauro, giusto? Vabbè, il Tirannosauro l'abbiamo già detto come dovevamo fare. Bel dottor Blue. Ok, quindi sì, ok, mi penso di essermi ricordato, ho fatto 2 recinti, sì, eccoli qua, quindi diciamo che avevo deciso di mettere gli stegosauri, sì, insieme agli anchilosauri, perché poverini, gli anchilosauri come amici hanno solo altri esseri della stessa specie, so che con lo stegosauro sono di due epoche completamente diverse, però li mettiamo insieme lo stesso, comunque adesso ne io direi di crearne Ci sta cinque. bel dottor Green. Ne facciamo 5, belli belli, tutti insieme. Ah, il pachycephalosauro, no, ho sbagliato. Il pachycephalosauro è al Ci sta bel dottor 6%. Green. 20 leopardi. 40 di anchilosauro. Ah, comunque, appena ho aperto la partita, il nostro, uno dei nostri acrocantosauri, si è ammalato di rabbia ed è stressato, infuriato. Ovviamente, È tornato. l'unica malattia che non ho ancora studiato è la rabbia e sta, che sta ancora facendo la ricerca al laboratorio. Quindi fantastico, questo povero acrocantosauro rimarrà infuriato, malato di rabbia per un po'. Mi auguro non mi infetti anche l'altro, a tipo virus T, ma vabbè, lasciamo perdere. Che Signore e signori, cosa? siamo lieti di annunciarvi Ah, una delle eccolo, nostre più recenti attrazioni, lo eccolo. Stegosauro. Questo famoso erbivoro del Giurassico è conosciuto e amato in tutto. Eccolo. E beh, ci credo che è amato in tutto il mondo. Eccolo qui, quanto è Ci sta bel bello! dottor Green. C'ho delle skin che sono abbastanza realistiche. Questo penso che sia della. Penso che sia della DJI mod. No, noto che alcuni di voi nei commenti mi chiedono che mod uso come rispondo nei commenti, rispondo anche qui la stessa identica cosa. Non mi ricordo bene quali mod ho, però la principale che ho è la DJI mod. Quindi se volete un po' modificarvi il gioco, se ce l'avete, io vi consiglio questa mod che è veramente molto bella, molto realistica. Ok, direi di collegare il Ci sta percorso. bene dal dottor Wu. Oh sì, la rabbia l'ha fatta. Allora, cosa possiamo studiare adesso, visto che abbiamo una fontana, non è molto importante. Dinosauri, il ceratore di crescita, la sicurezza, oh no. Sicurezza o dinosauri? Sicurezza o dinosauri? Beh, poco fa nel meteo ho guardato Ci che sta c'è il bel tre, dottor che Wu. ci sono 3 mesi di sole, guardate qui. No, vabbè, ma una giornata di calore, ma è sempre bel tempo. Quindi direi di fare dinosauri, ma sì, dell'acceleratore di crescita. Oh, Messaggio dal ora. dottor Graham. Ok, con questo fossile possiamo installare, far nascere dopo l'anchilosauro. Certamente. Ah sì, una nuova spedizione. Bene, 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 bene. Allora, Albertosauro, 12%. Direi di subito, indubbiamente bravo. Direi di comprarlo subito. Anche Pachycephalosauro. Compriamo tutto, poi come sapete già quello meno che ci serve di meno lo vendiamo. Ecco, tipo quest'ambra, qualità unica, non si vende. Questo Ankylosauro, no, non lo lasciamo, non si sa mai quello. Ok, Pachycephalosauro, mettiamo anche questo in coda. Anche questo. Facciamo prima gli erbivori, poi vi decidiamo anche dove mettere Messaggio il dal recinto dottor Wu. dell'Albertosauro. Ok. Siete nati tutti? Sono No, ne felice che manca possiamo uno. aiutarvi. Spero che il vostro recinto vi piaccia, io dispenserei delle belle Ci sta balle. bel dottor Graham. Oh, mi raccomando che questi qui non se ne vadano in mezzo alla natura perché altrimenti non si vedono. Io direi di togliere qualche alberello qua. Allora, Sono siccome felice che possiamo anche. aiutarvi. Dai, muoviti. Che lento, mamma mia, che lento! Allora,
Io direi di mettere anche questi, che sono sempre del Giurassico, e poi sono piccoli, tanto fastidio non danno, ne metterei 4. Ok, comunque poi qui ci sarà il ceratosaurus, c'è, non è che ci Sono sarà, tutti eccolo qui. nostri. Però siccome si mangiano tra loro, quanti ne mettiamo? Uno no, perché è che brutto uno solo, è veramente pessimo solo uno. Ma sì, dai, almeno tre, ma sì. Tachicefalosauri sono indeciso con chi metterli. Forse li metterei qua, ma devo mettere ancora una marea di adrosauri qui dentro, quindi non vorrei troppo affollamento. Il Dryosaurus, fammelo vedere. Dove diamine è? Eccolo qua. Madonna che piccolo. Poi con questa skin blu, troppo togo. Questa skin mi piace poco. Però mi tocca lasciarla per forza perché altrimenti lo stegosauro non è bello come adesso. Infatti anche l'occhio, guarda che brutto. Cioè, poi ragazzi, piccola parentesi, voglio dire delle cose per Jurassic World Evolution che deve uscire il 12 giugno. Messaggio dal dottor Quinto. Ma volete mettere in confronto il ceratosauro di quel gioco con questo? Ma questo non si avvicina minimamente. Ma minimamente, cioè io vi giuro ragazzi non riesco più ad aspettare per quel cavolo di gioco. Sono in ansia, non so se mi spiego. Messaggio dal dottor Quinto. Chiunque ha preacquistato il gioco e sta aspettando forse mi capirà perché io non ce la faccio più ad aspettare. La cosa bella è che esce dopo la fine della scuola, quindi siamo tutti più contenti. Io direi che vita sociale, addio chi ti vede più quando io... Proprio sul serio, addio vita sociale ragazzi. Allora, un messaggio da John Hammond, vediamo che cosa Messaggio dice. dal dottor Abbiamo Quinto. riscontrato per il mio che mi legate alle malattie del tuo parco. Ah già, mi sono dimenticato che ho fatto la rabbia e che lo posso curare. Immunizza rabbia. Io direi di immunizzare la specie. E poi lo dobbiamo addormentare questo perché sennò mi distrugge il recinto. Hai bisogno di qualche consiglio? Strano che non è evaso. Non ha manco danneggiato la recinzione. Meh, meno male. Questo è in panico così. Messaggio dal dottor Quinto. Messaggio da tutto su. Quindi allora dicevo, il pachycefalosauro lo voglio mettere qua, dove ci sono questi. Pronto? Ma Rientro alla base. Ticeratopo non c'è ancora, vero? No. Va bene, tanto ne metto solo Messaggio dal dottor 3. Grant. Il messaggio da tutto Gantt. Pachycefalo coso. È nessun problema, sul serio. Ok. Guarda, qui c'è troppa folla, dovrei fare qualcosa per l'affollamento dei clienti, se no si lamentano, mio Dio santo. Messaggio dal dottor Wu. Cioè, non osi immaginare quello che stanno dicendo cosa spenso. Dovrebbe essere più realistico. Ma perché non te ne vai 5 minuti a quel paese? Ma dimmi tu. Comunque fammene cliccare uno, mi immagino. Signore Ah e no, signori, ah, siamo vabbè, giunti ovviamente alla sì. parte E dell'embarco e sporca, presenti perché c'è troppo affollamento. Comunque. Ciao, pachycefalosauro, come stai? Che figo anche questa skin. Guardate l'occhio, così realistico. pacificatore sacro. Messaggio dal dottor Wu. Wow. Bellissimo. No, allora, adesso ci dedichiamo un attimo ai clienti. Devo ampliare questa zona perché è troppo affollato. Allora, Messaggio dal sì, per un dottor attimo vi Quinto. pisciate addosso, non mi interessa. Allora, come fare? Io direi di fare così. Ok, Messaggio dal dottor Wu. troppo affollato. Qui c'era il cesso. Cosa vuoi che facciamo? Che brutto dire, qui c'era il cesso, cioè il bagno. Qui il cibo, non mi ricordo cosa c'era, ne metto uno a random. Mamma mia. Io uso un unico trucco, ragazzi, quello per fare i clienti felici, tutto qua. Non ne voglio usare altri che sono veramente troppo imbrogliare, diciamo. Poi cosa hanno detto? Che gli addetti alle pulizie costano troppo? Allora io qui metterei... Messaggio urgente da John Hammond. Beh, in effetti ne ho solo una, che cacchio. Ma scherzando che ne ho solo una?
Si può sapere che stai pensando? Ok, siamo saliti di mezza stella. Ok, direi di stare adesso l'odartosauro, poverino. E qui apre delle muffa. Penso che la muffa che abbia acquisito in 65 milioni di anni, penso che gli sia bastata. Ancora infuriato, no? Non ci credo. Ah, mi è caduto in coma. Ti salvo io, Krakatosauro, non ti preoccupare. Allora, qui non c'è cibo. Sì, ma sparpagliatevi però, vi ho ampliato il luogo per sparpagliarvi. Non vi lamentate se poi... Beh, ovviamente. Allora, direi di mettere un altro di cibo qua, va. Allora, non è ancora finito di studiare, quindi non ti consiglierei di fare niente ancora. Allora, questi sono i coritosauri. Ok, qui ci sono questi. Il crocantosauro, il ceratosauro. Sono nati tutti. Ok, allora, con punto siamo con il DNA. Allora, Alberto Della 69 lo possiamo fare. L'anchilosauro è pronto, perfetto. Adesso lo mettiamo in compagnia dello stegosauro. Allora, sono 5. Altri 5, ma sì, dai. Ok, l'acceleratore di crescita è pronto. Adesso facciamo la sicurezza. Sì, sicurezza, okay. Di subito il rifugio visitatori. Non si sa mai che mi capita un tornado e mi vogliono i visitatori. Qui ceratosauri. Ah, ma il DNA è tutto pronto. No, manca ancora l'albertosauro. No, no. Messaggio da signore e signori. Però com'è la situazione? Voglio vedere. Oh, yeah, voglio vedere. Buona, scarsa, nulla. Ai 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 ai. Cosa dobbiamo fare? Estrarre il DNA, devi fare quello. Sì, però dai, oh, se qui non c'è nessuno. Cioè, andate, vi ho fatto la stranina per un motivo. C'è solo Kainako. Lei sì che ne capisce. Va a visitare tutto per... Ma qui sanno cosa vuol dire realismo? Allora... No, cioè, tu sei tutta scema. Vai qui, brava, vai dritta. Entri nella piatta. Dove sta andando? Perché sta andando al contrario? No, vabbè, picchiatela, fate qualcosa. Devo andare al cesto. Cosa ora ne esce dal bagno e mi dice questo posto è meraviglioso? Perché ha pisciato? Cioè, voglio vedere, scusa, aspettate. Messaggio dal dottor Green. È stato fantastico. È bellissimo, proprio pisciare è una cosa meravigliosa, eh. Più bello di vedere dei dinosauri. Uccidetela. Ricomponiamoci. Allora, direi di iniziare a costruire il recinto dell'Albertosauro. Ma dove lo facciamo? Direi di farlo qui. Guarda, tutta questa folla. Picchiateli uno ad uno. Allora, non lo voglio però troppo appiccicato, quindi io direi di farlo partire da qui. 1, 2, 3, 4. Troppo piccolo. Ok, questo è il recinto dell'Alberto Sauho. Lo prepariamo per bene. Lo colleghiamo a questo bel fiumisciattolo d'acqua. Messaggio dal dottor Grant. Messaggero dal dottor Grant. Messaggero. Come va? Bene, grazie. Nessun problema. Comunque, non ce li ho le telecamere, quindi niente. Ancora, chi è che si è ammalato? Pachycefalosauro. Allora, l'ho creato da manco 5 minuti. Aveva già la barra dell'acqua rossa. Quando c'è praticamente un mare qui dentro. È un mare. Lui cos'è che ha di problemi? Il problema della sete. Vediamo di capire l'intelligenza di questi rettili. Ma penso che sia molto scarsa dopo questo. Allora, io direi di togliere qualche albero, ovviamente. Perché non ne voglio 30.000 qui dentro, se no non si vede niente. Allora, qui uno. Poi, siccome qui c'è anche questo, no? Appiattisci tutto. Messaggio dal dottor Grant. Messaggio dal dottor Grant, ok, così. E colleghiamo il percorso tutto dritto, lo fai? No, tutto dritto no, perché è brutto. Ci facciamo adesso una piccola piazza. Quanto ci scommettete che faccio una piccola piazza? Tanto c'ero l'area di riposo, vero? Allora, percorso
Lo facciamo partire da qui, ok, e poi no, ancora di uno. Ok, abbiamo fatto adesso una bella piazza, tutta carina, no? Ok, però io al centro voglio metterci questo. Messaggio No, magari dall'amministratore qui. del parco. Quindi deve essere ancora più grande. Porca miseria, questi fiumi in mezzo alle scatole. Ok, poi qui ci metterei dei cose per i souvenir, diciamo così. Qui un altro, fa qui un altro. Ovviamente l'acqua deve scocciare. No, smamma. Ok, poi qui ci metterò le fontane in questo spazio vuoto. Poi il cibo, ovviamente, ragazzi. Poi soprattutto il cibo. Perché c'è senza cibo qui non possiamo cibarsi. E senza il sesso non possiamo cessare. Ok. No, però questo qui è extra, lo togli. Pum. Qua lo lasci perché voglio collegare il percorso. Ok. Forse non so, magari è troppo lontani, perché se si accumulano tutti qui, cosa probabile, no, no, niente, non lasciate perdere, perché tanto più qui collegherò, farò altri recinti, quindi ci saranno altri chioschi, ok, quindi nessun problema. Quanto è? Sono tutti 100 tranne lui, 92, ma adesso sarà a 100, ok, quindi possiamo già togliere questi. Sì, Cose vanno bene. sarà arrivare a 100, perfetto. Sono felice che tu sia qui. Io ne creerei 3 come i ceratosauri. Allora, abbiamo i rifugi visitatori. Quindi io inizierei già a mettere qualche tipo uno qui, proprio vicino all'ingresso. Uno qua, sempre vicino all'ingresso. No, qui no, perché se quelli che scappano da qua sotto non lo trovano, quindi qua. Quindi niente. Poi un altro. Uno qui. No, ok, a posto. Perché questo. Oddio, quanta gente arrabbiata che c'è. No, questo. Dammi il cliente. Dov'è? Fatti cliccare. Sei questa, giusto? Sì, ti ho presa. Questo posto fa schifo, me ne vado. Stai scherzando? Perché, scusami? Ah, beh, non hai visto niente, sei una cretina. Ma, boh, vabbè, non è colpa mia se non sai trovare le cose. Dinosauri. Allora, no, sempre sicurezza e facciamo le telecamere. Allora, adesso mettiamo la fontana. Dove l'ho costruita la piazza? L'ho persa di vista. Ok. Una Ok. qui, una qui. Una qui e. No, levati cliente, levati. Una qua. Oh, che carina questa piazza, mi piace molto. Ne metterei un'altra anche qua. Sì. Carina. Poi. Una fontana all'ingresso. Niente fontana all'ingresso. Oh, no, fammi fare il trucco dei clienti felici, se no mi incavolo. Ok. Andiamo a vedere l'Albertosauro che è uscito. Oh, guardate qui. Chissà se ci sarà l'Albertosauro su Jurassic World Evolution. Non si sa ancora, non si sa. Molto carino, mi piace. Ok. Io abbiamo messo tutti i dinosauri Sia qui. che avevamo da mettere. Non abbiamo costruito quasi niente, se non questa piazza ampliata qui. Un po', diciamo, e qui, però no, in sostanza abbiamo sia fatto che non fatto, diciamola così. Comunque, ragazzi, se Messaggio il video vi è piaciuto, dall'amministratore lasciate un bel mi piace, un bel commento se volete, e se avete tempo iscrivetevi. Noi ci rivediamo con il prossimo video.